Michi, di nuovo? Sì, pronto? Ciao Michi, sono Donato Cippone. Ah, so Donato. Che ti stai... Sì, dimmi, Donato. Ciao Michi, io so che ti stai occupando del commercio a Bari, dei problemi del commercio a Bari, eccetera. Allora, con la trasmissione di Villa De Rugo, allora vorrei dirti anch'io qualcosa, Michi, a proposito dei centri commerciali. Cioè, è arrivato il momento di dire mo avast. Cioè basta con il monopolio delle multinazionali e delle grandi catene commerciali che grattano milioni di euro al giorno e impoveriscono l'economia barese e pugliese portandosi via i nostri soldi. Michi, basta con questi ipermercati che sono delle vere e proprie organizzazioni di istigazione al consumo, tra l'altro in un momento in cui necessita far quadrare il bilancio dell'economia familiare. E basta, Michi, anche con questi amministratori pubblici, con questi politici che continuano a rilasciare licenze e autorizzazioni amministrative a questi gruppi di potere, mettendo in ginocchio i piccoli commercianti e le loro famiglie. E a proposito degli ipermercati, Michi, ti voglio ricordare che l'amministrazione De Caro, nel passaggio con la precedente amministrazione Emiliano, come suo primo atto ha rilasciato un'autorizzazione, la 1/2015, per l'apertura di un'altra grande struttura commerciale di ben 13.000 metri quadri a Santa Caterina. Ovviamente noi ci siamo opposti in tutte le opportune sedi, perché Michi, anche queste autorizzazioni che sono state rilasciate per questo ipermercato di Santa Caterina, il tutto è avvenuto alla fine della consigliatura Emiliano, in una seduta di giunta dove, penso un po', sono stati approvati in soli 40 minuti ben 53 delibere, cioè parliamo di una delibera ogni 47 secondi, perché la giunta famosa del 23 maggio, che tra l'altro l'ex sindaco Emiliano aveva convocato 2 giorni prima delle elezioni amministrative, cioè tu pensi un po', con il consiglio comunale ormai esautorato dalle funzioni proprie, si convoca questa seduta di giunta e in 40 minuti approvano 53 delibere. Tu pensi un po' che tra queste 53 delibere una variante al piano particolareggiato a Santa Caterina, noi ne abbiamo letta solo una di queste 53 delibere e penso un po' che ci abbiamo messo oltre mezz'ora. Allora mi chiedo, com'è possibile che invece in 40 minuti ne vengano approvate 53 delibere? Mi ricordo, tu me lo dicesti già in un'altra intervista, sì, hai ragione. Hai ragione, lo facciamo. Tra l'altro, Michi, è un anno che abbiamo presentato un ricorso al TAR e recentemente anche una richiesta, un'istanza di prelievo, ma purtroppo ancora non è stato discusso il ricorso presso il Tribunale Amministrativo. Va bene, Donato, lo faccio questo e vado a sentire anche gli altri. Grazie Donato, questa telefonata io la metterò in testa alla puntata. Grazie. Grazie a buone cose. Ok. Ciao. E lasciami gridare. Lasciami sfogare. Ricominciamo. Donato Cippone, socio di Tupuglia TV, lo conosco. Tu sei? Siamo tutti. Gino Catinella, commerciante da diciamo 35 anni a Bari. Di che abbigliamento in genere? Ho visto che l'abbigliamento è l'ingrosso e il dettaglio. Il saldo negativo nel 2014 è di meno 166 esercizi sì. Che si sono chiusi nel 2014. Ma il numero 166 è un po' riduttivo, perché bisogna minimo moltiplicarlo per 3, perché in ogni esercizio commerciale minimo lavorano 3-4 persone. Quindi 166 moltiplicandolo per 3 arriviamo a 500. Non credo che la grande distribuzione in una nuova apertura metta 500 persone a lavorare. Quindi il saldo è senz'altro a svantaggio della piccola distribuzione, cioè nel piccolo commercio.
Vabbè, è la grande distribuzione, è la battaglia che sta caratterizzando l'impegno di Donato Cippone. Ho letto, mi sembra proprio nei tuoi post, che l'Università di Lecce ha definito la zona di Santa Caterina come la più alta concentrazione della grande distribuzione presente nella, in Europa addirittura, non solo in Italia. Sì, confermo. L'Università degli Studi di Lecce ha ritenuto l'area di Santa Caterina di Bari l'area più iperconcentrata addirittura di Europa. E a questo proposito mi piacerebbe, anche a nome di tantissimi altri commercianti baresi, capire come è stato possibile che Michele Emiliano, al termine della consigliatura, esattamente il 23 maggio del 2014, abbia potuto, con una delibera di giunta, approvare una variante al PIP, una variante che di fatto ha steso il tappeto a questo nuovo centro commerciale, che non è un trasferimento, perché questa licenza rilasciata il 19 di gennaio di quest'anno, del 2015, dal sindaco De Caro, dall'amministrazione De Caro, è di fatto un nuovo insediamento di una, di un'altra grande struttura commerciale. E per cui noi chiediamo ad Emiliano e De Caro: come avete potuto fare questo ad una città come Bari, la cui economia è fondata sul commercio da sempre? Non potrò mai dimenticare le dichiarazioni dell'ex sindaco di Bari, Michele Emiliano, che diceva stop con i centri commerciali, e a questo punto noi glielo diremo anche nella lingua madre barese, mo avas. Questa è la seconda puntata sul commercio, ho sentito un po' di commercianti e c'è un malessere naturalmente generale, però con te vorrei iniziare soprattutto a parlare del rapporto con la grande distribuzione. So che tu hai iniziato proprio su questo tema. Ma guarda, Michi, il commercio più che qualsiasi altro settore dell'economia e, permettimi anche, sociale, sta vivendo non una crisi, ormai una trasformazione profonda. Per cui anche il rapporto con la grande distribuzione ormai è un rapporto diverso da quello che era 10 anni fa, 20 anni fa, 30 anni fa. Certo, noi sulla grande distribuzione 20-30 anni fa l'allarme l'abbiamo lanciato. Abbiamo lanciato l'allarme dicendo: guardate che quando si aumenta in maniera smisurata l'offerta, inevitabilmente i primi ad andare in crisi sono tutti quelli che offrono. Non ci hanno creduto, hanno continuato a fare insediamenti commerciali che dal punto di vista economico, commerciale, poco avevano a che fare, ma avevano più a che fare con speculazioni edilizie. Il risultato è che oggi la grande distribuzione è in crisi tanto quanto la piccola distribuzione. Sicuramente perché è cambiato tutto lo scenario della distribuzione, ma perché comunque su quella fetta di mercato sono in troppi a volerla mangiare. Allora, i piani commerciali del commercio esistono perché questi processi vanno governati. Ora c'è un grande altro attore in tutto questo scenario, che è la rete. Le vendite online ora rosicchiano molto di più della grande distribuzione e della distribuzione tradizionale messa insieme, e se non lo rosicchiano ancora, sicuramente sono destinati a rosicchiarlo, perché è l'unico che cresce a due cifre. Quindi il discorso del commercio, il discorso della distribuzione in generale è un discorso molto complicato, che va affrontato in maniera trasversale da tutti i punti di vista, non solo quello prettamente commerciale, ma va affrontato dal punto di vista urbanistico, va affrontato dal punto di vista sociale, va affrontato da una serie di punti di vista completamente diversi da come si vedeva il commercio anche solo 10-15 anni fa. La gente viene a Bari semplicemente per passeggiare, perché ci sono le grandi firme, e quindi bisogna far diventare Bari un grandissimo contenitore di eventi, di cultura, di quant'altro, in cui c'è anche il commercio. Ecco, proprio questo, per esempio Pisciotta sollecitava
una maggiore attraenza culturale, turistica della città. Nel contesto di una qualità della vita migliore, la socializzazione, l'evento, la cultura di qualsiasi natura essa sia, dal cinema all'arte moderna, al polo che per fortuna il Comune di Bari sta facendo, è sicuramente la chiave di volta del futuro anche del commercio. Dobbiamo pensare oggi e nel futuro che dobbiamo creare momenti conviviali in cui il consumatore, quasi non più soddisfacendo un bisogno, ma semplicemente perché emozionato dal clima e dall'ambiente in cui si ritrova, spende e consuma. Credo che Bari, come molte città oggi, non solo diciamo pugliesi, ma soprattutto europee, risenta di una mancanza di sistema. Mi spiego meglio. Oggi il commercio non può essere avulso da una realtà che può essere quella economica, sociale o anche di natura, come vediamo oggi in questo splendido salone nautico turistica. Devono essere concertate le parti per far sì che il privilegio di partecipare a un territorio che esprime economia sia dignitosamente rappresentato da tutti. Oggi il commercio deve essere innovazione, deve essere qualità, deve essere rapportato a quello che è il tessuto connettivale dell'economia locale. Bari risente di queste distonie, ma comunque Bari, io continuo a dire da sempre, con grosso fosse ottimismo, ha una categoria di persone estremamente valide per rappresentarle. Il problema è la coesione.